Una lettera destinata al presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza, riguardante alcune considerazioni sui quali potrebbero essere i problemi al ritorno in aula per il processo Rigopiano, è stata inoltrata nei giorni scorsi dall'avvocato capitolino Romolo Reboa, che in questa lunga battaglia assiste quattro familiari. Nella lettera di 5 pagine, l'avvocato ha chiesto in sostanza la possibilità di utilizzare altre strutture, come accaduto per il disastro della Costa Crociera a Grosseto, tramite accordo tra amministrazioni pubbliche, per il quali il Ministero della Giustizia mette a disposizione dei fondi al Presidente del Tribunale, il quale li amministri in una convenzione con il Comune per portare avanti il processo che potrebbe riprendere, sempre nel rispetto delle distanze sociali, il 10 luglio prossimo. Noi sappiamo che questa udienza non si potrà tenere, perché lo sappiamo benissimo, perché abbiamo visto, siete stati tutti quanti all'interno di quell'aula, già non c'era spazio per starci tutti dentro e quindi io mi sono posto il problema di affrontarlo prima, se no facciamo come la valanga, diventa una nuova valanga e noi non vogliamo che sia una nuova valanga. A Grosseto, il presidente del tribunale ha affittato un cinema e il processo si è celebrato in una velocità che il processo della Costa Concordia è già finito. Allora ho cercato di fare un lavoro, mi sono messo a cercare cosa c'era a Pescara, anche in questo momento in cui lo sport è fermo. E mi sono accorto che ci sono 3 palazzetti dello sport che sono destinati, sono di proprietà comunale. Il processo si rende conto in questa maniera. Potrebbe essere rinviato persino al giorno dopo, perché non ci sarebbe il problema di chi deve occupare quell'aula. Ci sarebbe la possibilità di andare avanti, salvo il problema delle risorse del personale. Nella lettera, l'avvocato Reboa non si è preoccupato solo dei familiari da lui difesi, ma anche dell'imputato, che probabilmente in questi anni sta portando su di sé il peso dell'accusa, anche se innocente, visto che, aggiunge l'avvocato, la giustizia è un bene di tutti. Pensa a un imputato condannato e che fosse condannato a 5 anni di carcere che gli deve scontare. Bene, a oggi, se deve scontare 8 anni di processo anche, farebbe 8 e 5 che diventano 13. E non avrebbe la possibilità di pagare il proprio debito. E io mi auguro che con un ministro della giustizia che è un avvocato, con un sindaco che è un avvocato, con l'aiuto di tutti quanti, la collaborazione di tutti quanti, solamente faremo sì che questo processo si celebri. A luglio faremo un anno che abbiamo iniziato una udienza preliminare. Il dottor Sant'Andrea, il giudice, ha messo un impegno grande per quello che sono le sue risorse, ma se è un uomo solo che vuole celebrare il processo, è impossibile farlo.